Bentornati sul canale qui di Cross25. Allora ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video recensione dopo tanti e tanti mesi di un prodotto legato al Marvel Cinematic Universe, il primo prodotto della fase 4 e anche il primo prodotto del Marvel Cinematic Universe da praticamente più di un anno. Il primo prodotto doveva essere ovviamente Black Widow, però poi per via di questa maledetta pandemia che non ci lascia in pace è diventato questo il primo prodotto della fase 4. Sto parlando di una serie del 2021 per la regia di Matt Shackman ed è ovviamente WandaVision. Allora ragazzi, se avete seguito per tutte queste settimane la rubrica Analizziamo WandaVision sul mio canale in compagnia del mitico Paolo Innocenti, saprete bene o male cosa ne penso della serie, ma in questa recensione cercheremo di riassumere tutto quanto, parlando anche sia in generale che nel dettaglio delle cose che mi sono piaciute e anche che non mi sono piaciute. Voglio iniziare dicendovi che la recensione sarà interamente con spoiler, quindi se non avete ancora visto la serie non proseguite la visione di questo video, altrimenti se avete già visto la serie e volete sapere cosa ne penso, partiamo già da subito con gli spoiler, proprio qui, pronti, attenti, bene e via. Allora, arrivati alla fine di questi 9 bellissimi episodi di WandaVision, credo di poter dire con assoluta certezza che la Disney sa veramente stupire. Veramente stupire, più che altro dovrei parlare della Marvel Entertainment. Ma comunque parlando in generale, la Disney ancora una volta riesce a sorprendermi, perché come ho detto varie volte, io a WandaVision sì, ero interessato per via dei vari collegamenti all'MCU, vedere cosa era successo dopo Endgame, ma comunque di WandaVision non è che mi interessasse molto, più che altro perché dei personaggi in generale, Wanda e Visione, non mi è mai interessato niente all'interno del Marvel Cinematic Universe, né in Civil War, né in Age of Ultron, né appunto in Infinity War Endgame. Durante questi due film però loro erano molto più strutturati come personaggi, molto più tridimensionali e anche più interessanti, ma in generale non è che mi interessassero molto come proprio personaggi scritti. Ma questa serie è riuscita proprio nell'intento di farmi adorare, apprezzare questi due personaggi. Il primo punto a favore di questo show sono sicuramente Elizabeth Olsen e Paul Bettany nel ruolo di Wanda e di Visione, assolutamente. Ma non intendo solo la bravura degli attori stessi, parlo proprio anche della scrittura, come sono stati strutturati, e secondo me questa serie, soprattutto l'episodio 8 quando ci sono i flashback di Wanda, hanno fatto molto di più questi episodi di quanto abbiano fatto Age of Ultron, Civil War, Infinity War e anche Endgame. Per quel che mi riguarda almeno, dal punto di vista di Wanda. Visione anche l'ho trovato molto più approfondito e ben strutturato, per quanto, come abbiamo visto alla fine della serie, lui non è il vero Visione, è solo una rappresentazione di Visione, una proiezione di Wanda che ha creato grazie a questo Hex, la magia dell'Hex, ma ne parliamo più nel dettaglio. Come parte la trama? Quella è la trama in generale, proprio per riassumerla brevemente. Wanda e Visione si ritrovano catapultati in questa realtà di sitcom che ogni episodio varia di decennio in decennio, ogni episodio è una decade cinematografica, anni 50, 60, 70, 80, 90, fino al 2000, e intanto intorno a loro cominciano ad accadere delle cose particolari che potrebbero minare la loro quotidianità e la loro felicità. Si aggiungono poi anche i gemelli, l'arrivo di un certo fratello velocista, ma di questo ci arriviamo tra poco, e insomma pian piano scopriremo che niente è quello che sembra all'interno di questa bolla immaginaria di Wanda. E alla fine della serie si scopre che questa è una realtà creata da Wanda artificialmente, il frutto del suo dolore, delle sue sofferenze dopo la perdita di Visione in Infinity War, la battaglia di Endgame nel 2023, e quindi vediamo una Wanda che, distrutta, affranta, ha creato questa realtà perfetta nella quale Visione e suo marito vivono felici e contenti a Westview, una cittadina del New Jersey, ma intanto il personale dello SWORD, che è questa nuova agenzia segreta che, vabbè, non segreta ma governativa, che sostituisce lo SHIELD praticamente, inizia a intromettersi nella realtà di Wanda facendola infuriare sempre di più, e verranno fuori tanti altri bei tasselli che ne parleremo adesso nel dettaglio, ma comunque ve lo dico. L'elemento anche chiave di questa serie è il mystery, ma non solo, perché questa serie, se la guardiamo attentamente, è un minestrone, in senso positivo, di tantissimi, tantissimi generi, la love story, il cinecomic, l'horror alle volte, perché ci sono delle sequenze parecchio particolari, ma non a livello estremo da PG-13, poi il thriller, lo sci-fi, la fantascienza, insomma, tutti i generi che potreste immaginare ci sono all'interno di questa serie, strutturata appositamente per giocarseli a vicenda, cioè giocarseli
perfettamente bilanciati, come tutto dovrebbe essere. Difatti, come dicevo anche nella live di Paolo Innocenti qualche giorno fa sul suo canale, serie come questa, che hanno molteplici generi a sé stanti, ma comunque messe all'interno della stessa trama, finiscono col perdere la loro identità perché non sanno più su che cosa giocare. Ci concentriamo sul mystery, ci concentriamo sull'horror, sull'azione. Ecco, questo non è assolutamente un problema di WandaVision, perché tutti i generi che ho visto all'interno della serie, che li ho riscontrati, sono perfettamente gestiti alla perfezione. Equi. Possiamo dire perfettamente equi. Perfettamente bilanciati. E questo è un altro punto di forza della serie. Ci tengo a precisare che al momento sto parlando solamente dei lati positivi, però poi dovrò anche parlare dei lati negativi, che secondo me, però ve lo posso dire tranquillamente, non sono neanche troppi e si incentrano più che altro sulla puntata finale. La puntata finale per me è quella con i problemi più grossi, però tutte quante le prime 8 puntate per me sono de Cristo, assolutamente fatte de Cristo. Solamente il finale, e come ho sempre detto, non è che mi ha deluso perché, cioè, non sono neanche rimasto deluso alla fin fine, ma non sono rimasto, tra virgolette, deluso perché le mie teorie non si sono avverate, assolutamente. Rimarrà per sempre negli annali la mia battuta storica: non sono io a essere ossessionato da Mephisto, ma siete voi a essere ossessionati dalla mia ossessione per Mephisto. Perché, come ho detto sempre nel video di Paolo Innocenti, nella sua live, è vero, io ho sempre giocato con la storia di Mephisto che è all'interno della serie, ma per quanto io non sia un fan, sì, avrei sperato che ci fosse perché mi interessava come personaggio, ma non ho mai detto chiaramente sì, Mephisto ci sarà, è una conferma, lui c'è. Semplicemente ci giocavo sopra. L'ossessione di Mephisto nei miei l'ossessione per Mephisto nei miei confronti l'avete vista solamente voi, ed è su questo che ci ho giocato anche, e mi ha divertito. Non è che non mi è piaciuto il finale solamente perché, cioè, non è che non mi è piaciuto, ma non è che mi ha deluso perché non c'era Mephisto, non dico questo assolutamente, ma ci arriviamo tra poco. Per me, vi dico, tutti quanti i problemi più grossi della serie, e non sono neanche troppi, ripeto, vanno ad incentrarsi nel finale di serie, che è troppo velocizzato. Ma perché? Perché in origine è confermato che ci fossero 10 episodi pianificati, ma li hanno ristretti in un unico episodio, cioè in 9 episodi totali, il nono e il decimo li hanno condensati in uno, creando quindi un polpettone di sceneggiatura che non sta né in cielo né in terra. Ma è solamente il finale che non è abbastanza appagante per quel che mi riguarda dal punto di vista della qualità della scrittura, ma per il resto per me non ci sono neanche troppi problemi. Un altro punto di forza della serie, secondo me, è la studiata, programmata e meticolosa riproduzione delle varie sitcom. Perché, come ho detto, ogni episodio di WandaVision, fino al sesto episodio, fino al settimo episodio, ogni episodio è una sitcom, praticamente, eccetto il quarto episodio, che è un flashback ambientato solamente all'esterno dell'anomalia Westview, dell'ESA. Ma comunque, 5 episodi sono interamente incentrati sulla realizzazione di queste sitcom, che iniziamo in bianco e nero col 4 terzi, poi iniziamo con il full screen e poi pian piano si arriva a condensarsi con la realtà vera e propria, con anche le bande nere in 1080p. Semplicemente geniale come trovata, ma anche i movimenti degli attori, difatti gli attori Paul Bettany e anche Elizabeth Olsen sono stati bravissimi assieme al cast di Westview a replicare le movenze, la parlantina, anche in lingua originale, degli attori delle varie sitcom anni 50-60, e ogni sitcom ha un riferimento a tante altre già esistenti. Per esempio, la seconda puntata, che è anni 60, ricorda molto la famiglia Addams, quella originale. Poi ci sono riferimenti a Modern Family, riferimenti a Vita la strega, insomma, tutte le sitcom che voi possiate immaginare, e non è un caso che si parli di sitcom, ci sono dei riferimenti. Il punto focale di questa storia è la psiche di Wanda. La storia riguarda i 5 punti del dolore: diniego, rabbia, patteggiamento, depressione e accettazione. E ogni episodio della sitcom si può riassumere appunto in questo, eccetto la parte dell'accettazione, che quella avviene negli ultimi 2 episodi, bene o male. Ma comunque, i primi 2 episodi secondo me sono il diniego, gli anni 50 e 60. Poi gli anni 70 sono la rabbia. Infatti si vede che Elizabeth Olsen lì, Wanda, è arrabbiatissima per qualsiasi cosa, anche per non solo perché è incinta, ma anche perché è molto suscettibile. Poi il patteggiamento avviene nel sesto episodio, mi sembra, la puntata di Halloween, nella quale inizia a dubitare di quello che sta facendo, quando arriva anche Pietro. E poi rabbia, patteggiamento. La depressione è il settimo episodio, nel quale lei è proprio depressa a casa sua e nello stile anni 2000. E l'accettazione è l'ultimo episodio, nel quale lei ha accettato quello che ha fatto. E sempre questo anche l'ottavo episodio, è l'accettazione. Ma veramente ben studiato e ben
L'ho trovato fantastico, un'idea semplicemente geniale che riesce a differenziare il prodotto da qualsiasi altra cosa che l'MCU abbia mai offerto. All'interno di queste varie puntate, soprattutto sitcom, la cosa che funziona fino al finale è la costruzione del mistero. Perché c'è anche il genere Maestri, il mistero. Chi è l'apicoltore che esce dalla fognatura, guarda Wanda, lei dice no e il tempo si riavvia come se non fosse accaduto niente. Chi è l'uomo alla radio che chiama Wanda, Wanda chi ti sta facendo questo? Chi è Dotti? Ecco sì, chi è Dotti? Bah! Chi è questo nuovo Pietro Maximoff che si è presentato alla porta con l'aspetto di Evan Peters? La componente Maestri è affascinante fino al finale, che secondo me non è molto soddisfacente per quanto riguarda le teorie. È un paradosso anche che posso ritrovare con la nave di Teseo, il paradosso della metafisica della nave di Teseo che appare nel finale di serie. È la stessa cosa che ho detto anche, ripeto, nel video con Paolo Innocenti. È un paradosso questo: se una serie è fatta appositamente per innescare le teorie nella mente dello spettatore e poi però lo spettatore rimane deluso perché ha immaginato con queste teorie cose che vanno al di sopra del livello di scrittura della serie. La serie è un fallimento perché ha creato troppe aspettative, oppure è un successo perché ha accontentato lo spettatore? Questo è un po' un paradosso, perché molti mi hanno detto sì, ma molte teorie le abbiamo fatte solamente noi, ma la serie non ha fatto niente per farci intendere che si andasse in quella direzione. Mi permetto di dissentire, perché per esempio la questione Pietro, se metti Evan Peters nel ruolo di Pietro, tu vuoi fare di tutto per farmi andare nella direzione universo Fox degli X-Men. Poi io non sono rimasto molto deluso, perché l'universo Fox non mi è mai piaciuto bene o male, solo uno o due film come Logan per esempio o Giorni di un futuro passato, però dell'universo X-Men della Fox non mi sono mai appassionato. E quindi il fatto che Evan Peters alla fine non si riveli essere il Pietro della Fox, ma Ralph, e ci arriviamo dopo quando parleremo dei personaggi, non mi ha tanto disturbato. Ma il punto è che se fino ad ora hai giocato su questo aspetto, facendo leva sul fanservice per gli spettatori, creando le teorie, allora me l'hai un po' messo in quel posto. E a me sinceramente di farmelo mettere in quel posto non mi piace. Ripeto, non me la prendo più di tanto perché non me ne fregava più di tanto in quel caso, però è una ruffianata, è abbastanza una paraculata, perché che se ne dica, i primi episodi sono fatti appositamente per innescare teorie nella mente degli spettatori. È una serie anche Maestri, dramma. Quindi il mistero è essenziale, la costruzione è essenziale, e io non me la prendo più che altro perché le spiegazioni alla fine sono più semplici di quanto pensassi. Però proprio per come partiva la serie a livello di scrittura, mi aspettavo qualcosa di più. Poi però facendo anche binge watching, vedendo tutti quanti i 9 episodi di fila, senza interruzioni, per un'intera giornata, mi sono reso conto che effettivamente l'unica cosa che è veramente ben studiata di questa serie è la parte sitcom. La parte sitcom con anche i rimandi alle altre serie, la ricostruzione dei set, degli stili registici, anche Matt Shakman ha fatto un lavoro straordinario. La scrittura si è improntata più sulla ricreazione delle sitcom piuttosto che sul creare una trama che effettivamente fosse sopraffina. E io non chiedo qualcosa di sopraffino o di unico. Molti dicono, ma è un prodotto MCU, cosa ti aspettavi? Per come partiva la serie mi aspettavo qualcosa di più del semplice standard della Marvel. Questa serie a livello registico e tecnico va sopra moltissime produzioni Marvel. Però anche a livello di trama mi aspettavo qualcosa di più, perché le risposte alla fine sono coerenti col mistero. Ma la risposta è molto più semplice di quanto mi aspettassi, direi anche banale alle volte. La risposta è talmente banale perché non ci ho pensato subito, perché forse ho pensato troppo in grande. Anche Matt Shakman in un'intervista, non mi sto inventando niente, l'ha detto lui stesso, ha detto si è un po' dispiaciuto, anzi no, anche Jack Schaefer che è la showrunner, non mi ricordo chi dei due, ma uno dei due ha detto mi hanno fatto molto impazzire le teorie in rete, e mi dispiace perché a quanto pare i fan in rete hanno molta più fantasia di quanta ne ho avuta io quando ho scritto tutto quanto. Io apprezzo l'onestà intellettuale e apprezzo anche la modestia di Shakman o anche di Schaefer, però così ti stai un po' sottovalutando, ti stai parecchio sottovalutando se dici che perfino i fan hanno scritto cose migliori di te. Non vorrei, ma potevano osare un attimino di più. Perché le risposte alla fine sono soddisfacenti, sì, per quel che mi riguarda, ma non sono più di accettabili. Sono accettabili e basta. Coerenti, ma niente di più. Niente che mi abbia fatto dire oh mio Dio, che rivelazione finale. Eccetto una o due chicche che effettivamente sono state ad effetto.
E questi bene o male erano i punti a favore. Poi anche le battaglie finali, quella tra Agatha e Wanda, oppure Visione e Cataract. Quelli secondo me sono degli effetti speciali fantastici, forse a volte finti perché vabbè, hanno avuto problemi con la produzione e molte scene del decimo episodio che non c'è stato, le hanno scartate queste scene proprio perché non avevano completato gli effetti speciali, quindi se a volte i combattimenti in volo vi sembrano finti è perché effettivamente hanno avuto poco tempo per realizzare gli effetti speciali. Cosa che è accettabile fino a un certo punto perché hai avuto mesi di tempo per lavorare agli effetti speciali, potevi impegnarti un attimino di più, oppure spostare ulteriormente la data della serie a almeno un mese dopo per completare il tutto. Perché gli effetti speciali funzionano tutti quanti fino all'ottava puntata. Alla nona puntata, poi negli scontri finali, comunque effetti speciali che superano qualsiasi altra serie che abbia visto, anche Game of Thrones. Però comunque a volte si vedono che sono al computer oppure sono finti. Un po' un peccato, stona con l'intera serie. Però per il resto mi ha fatto impazzire il combattimento tra appunto Visione e Cataract, anche per il dialogo. Per continuare a parlare dei punti positivi, inizierò adesso a parlare degli attori e dei personaggi, e proprio nello specifico. I punti negativi farò la stessa cosa, perché la maggior parte dei punti negativi sono legati ai personaggi, proprio le logiche anche di certi personaggi, e si incentrano, vanno a ricercarsi nella puntata finale, bene o male, la puntata conclusiva che dovrebbe chiudere il cerchio e concludere il tutto. Ma iniziamo parlando degli attori. Elizabeth Olsen che interpreta Wanda Maximoff, ovvero Scarlet Witch. Ecco, proprio questo è il primo prodotto dell'MCU nel quale lei viene chiamata Scarlet Witch. Il nome finora non era possibile utilizzarlo nell'MCU perché la Fox aveva un contratto con la Marvel che permetteva alla Marvel Disney di usare Wanda Maximoff, ma non doveva né essere una mutante né avere il nome Scarlet Witch, dal momento che volevano utilizzare il nome Scarlet Witch nell'universo la Fox. Quando la piccola attrice che interpretava Scarlet o Wanda in Giorni di un futuro passato fosse cresciuta, l'avrebbero sicuramente usata come personaggio principale di un altro prodotto, cosa che non è accaduta alla fine, ma anche Pietro non può chiamarsi Quicksilver nell'MCU fino ad ora. Ora che la Fox è di proprietà Disney, hanno voluto ripescare il nome Scarlet Witch e le origini mutanti. Difatti, in questa serie mi ha fatto impazzire che hanno finalmente reintrodotto bene o male le origini mutanti di Wanda. Viene mostrato il flashback della bomba Stark che è esplosa a casa sua in Sokovia quando aveva 10 anni e viene fuori che non è il congegno che ha fatto Cilecca, è lei che con la magia di probabilità ha bloccato il meccanismo della bomba, era una cosa inconscia. E poi mi è piaciuto tantissimo vedere anche le sperimentazioni dell'Hydra sulla gemma della mente insita dentro lo scettro di Loki. Cosa che non abbiamo mai visto finora, perché finora nell'MCU le origini di Wanda e di Pietro erano molto vaghe, molto misteriose, intendo gli esperimenti di Strucker. Com'è che Strucker ha sperimentato con la gemma sui gemelli? Qui abbiamo avuto la conferma di quello che è successo. La gemma, come dice anche Catherine Hahn, Agatha Harkness, la gemma ha attivato qualcosa che altrimenti non sarebbe mai nato. C'è qualcosa che era già dentro Wanda, ma altrimenti non sarebbe mai esistito. Praticamente. E Elizabeth Olsen fa un lavoro magistrale, per me deve vincere tanti di quei premi, forse anche gli Emmy. Gli Emmy dovete candidarla assolutamente, perché l'espressività, e non parlo solo dell'espressività inteso come arrabbiata, felice, parlo anche delle movenze, la replica, proprio come è riuscita a replicare gli stili delle sitcom, anche i movimenti, gli accenti, poi questa cosa dell'accento che va e viene si nota solamente in lingua originale e neanche troppo sinceramente. Però sì, il rapporto che c'è tra lei e Visione è qualcosa di fantastico, è il punto cardine della serie, WandaVision. E ripeto, questa serie ha l'enorme pregio, proprio enorme pregio, di avermi fatto apprezzare il personaggio di Wanda, che a me non mi ha mai fregato niente nell'MCU di lei. Ma qui mi è entrato nel cuore il personaggio, è più esplorato di quello che pensassi e il percorso che fa i 5 passi del dolore l'hanno resa in maniera impeccabile. Poi lei che inizia a sgretolare la realtà di Westview perché capisce che sta facendo del male, che ha ipnotizzato gli abitanti di Westview facendoli sentire il suo dolore, schiavizzandoli per fare le comparse da sitcom, molto Truman Show, The Truman Show, solo che mentre lei è sia Truman che Christoph, il regista, il vero Truman possiamo dire che è Visione, interpretato da Paul Bettany. Paul Bettany anche qui ha fatto un lavoro fantastico, non al pari di Elizabeth Olsen secondo me, ma comunque sì, anche Paul Bettany sotto il trucco, wow,
Semplicemente wow. Basta pensare solamente alla scena che ormai mi è entrata nella testa di quando Visione esce dall'ESA perché vuole cercare di capire cosa sta succedendo. Quindi quando attraversa la barriera per chiedere aiuto, capendo che Wanda sta schiavizzando le persone, inizia a sgretolarsi perché lui non può esistere fuori dall'ESA, essendo una creazione artificiale di Wanda. Lui non può esistere fuori dall'esagono gigante. E quindi quando lui si accascia a terra mentre si sta sgretolando, inizia a chiedere aiuto alle persone, serve aiuto, sotto gli occhi di Darcy e dello Sword. E quella scena è bellissima, dimostra proprio tutta quanta la potenza attoriale anche di Paul Bettany, la sofferenza, il dubbio, ma un po' tutta quanta la serie è una prova per gli attori, anche per Paul Bettany. I momenti in cui si arrabbia con Wanda, i momenti in cui cerca di mostrare solidarietà, anche lui come cerca di replicare il casalingo anni 50, 60, 70, gli è uscito in maniera perfetta. Ed è fantastico pensando che lui, cioè per me Paul Bettany sarà sempre Silas di Il Codice da Vinci, il chierico assassino. Per me lui sarà sempre Silas, però anche in questo caso una prova attoriale straordinaria. Ma poi cosa che io continuo a ripetere in continuazione, secondo me Visione è il personaggio che ha i dialoghi più belli dell'MCU, per quel che mi riguarda. La sua frase, per esempio, nessuno di noi può fare a meno dell'altro, una cosa non è bella perché dura nel tempo, gli umani sono strani, pensano che ordine e caos siano in qualche modo opposti e cercano di controllare quello che non si può. Poi il suo discorso sull'equazione del perché esistono i cattivi e perché esistono gli eroi, il rapporto causa-effetto, le disgrazie, le catastrofi, quello è già bello di suo. Poi anche in questa serie, che cos'è il dolore se non amore perseverante? E poi il discorso finale della nave di Teseo, il paradosso della nave di Teseo quando parla con Cataract, quello è uno dei dialoghi più belli, assolutamente. Ma vi dico, per me Visione è uno dei personaggi più profondi per quanto non ben utilizzati all'interno dell'MCU, ma con questa serie sono riusciti a creare un personaggio, anzi a esplorare ancora di più un personaggio dalle potenzialità straordinarie, quasi illimitate. Poi parliamo della chicca, per me è la chicca assoluta di questa serie, che guarderei 100 episodi solo per lei, Catherine Hahn, che interpreta sia Agnes, la vicina ficcanaso, che Agatha Harkness, la strega. Catherine Hahn non l'ho riconosciuta, ma è la madre dei due fratelli protagonisti di The Visit, di M. Night Shyamalan, il mio regista preferito. E sì, non l'ho riconosciuta, ma era lei la madre dei due protagonisti, e qui lei interpreta l'antagonista principale della serie. Mephisto di qua, Mephisto di là, no, invece, it's been Agatha all along. Era Agatha per tutto il tempo, cari miei. E fin dall'inizio lei mi è stata simpaticissima, fin dai primi due episodi in cui interpreta la vicina ficcanaso, mi ha stupito. Proprio il talento attoriale di Catherine Hahn. Io purtroppo non la conosco per molti prodotti se non The Visit, ma comunque si vedeva anche l'espressività che poteva competere con Elizabeth Olsen. E poi pian piano che va avanti la serie, la sua canzone It's Been Agatha All Along, era Agatha cari miei, per me rivaleggia con quella di Jafar in Il Ritorno di Jafar, una canzone tag life della Disney, così non l'avevo mai sentita da decenni tipo. E il personaggio era promettente fino però al finale, perché nel finale realizzo che lei è un villain funzionale alla trama, ma piatto, parecchio piatto. Non per niente è Catherine Hahn stessa che fa l'80% del lavoro. La performance è tutto praticamente, un po' come anche Obadiah Stane, per esempio. Mi viene in mente sì, Obadiah Stane. Obadiah Stane non è tutto questo personaggio, però è molto simile ad Agatha, ha le sue motivazioni, per quanto semplici che siano, ma l'80% del lavoro per quanto riguarda Obadiah Stane lo fa Jeff Bridges come attore. E quindi qui il talento recitativo è tutto all'interno della serie, ma difatti io non trovo nessun attore, giuro nessun attore, che sia stato al di sotto delle aspettative o al di sotto della categoria. Tutti gli attori, per quanto in piccoli ruoli, sono stati bravissimi. E Catherine Hahn, poi, vedere anche lei che si trasforma in Agatha, fa le magie, tutta quanta l'ottava puntata, quella dei flashback, è lei che prende il comando della serie, proprio diventa lei la regista della serie, e fa viaggiare Wanda nei vari flashback, nei vari ricordi, cercando di manipolarla per capire il suo segreto, e qual è il piano del big villain. Non c'è neanche teoricamente un piano, questa è la cosa particolare che ho notato. Qui l'antagonista principale non ha un vero piano, ma è una cosa che nasce nel tempo, perché qual è la storia?
Agatha era una strega di Salem del 1600 che divenne avida di potere, molto simile a Sirius come concept, ma comunque lei prosciugò l'energia della sua congrega, cioè di tutte quante le streghe della sua congrega, tra cui sua madre, che era la strega suprema, e da lì in poi non si sa che cosa ha fatto per centinaia di anni. Poi, mentre pasticciava con la magia, ha avvertito la magia di Westview, la magia dell'ESA, che aveva sprigionato Wanda, e lì si è avventurata qui cercando di mascherarsi come vicina ficcanaso, perché ha visto che tutti erano tipo schiavizzati come degli attori, quindi anche lei si è camuffata come un lupo in mezzo agli agnelli e ha cercato di capire i segreti di Wanda, ha cercato di capire perché e come lei avesse creato questa anomalia, perché lei è gelosa di Wanda. Bellissimo il dialogo nell'ottavo episodio nel quale Agatha le spiega che ci vuole il minimo, cioè ci vuole la minima pratica, minuziosa pratica, per creare anche la più semplice delle illusioni, tipo trasformare un tafano o una mosca in un uccello. Anche per questo serve, anche per una cosa così piccola, servono anni e anni di studio per l'illusione più convincente. E invece Wanda può creare magia con l'autopilota, può creare illusioni per centinaia di chilometri, modificando simultaneamente la realtà e controllando centinaia di persone, se non addirittura migliaia di persone, tutto in una sola volta. Agatha è veramente incazzata per questa cosa, non riesce a venire a capo di questa cosa, e poi sta ad Agatha a spiegare bene o male che cosa è successo. E grazie a lei che vediamo i flashback, in quelli vediamo che Wanda è arrivata qui a Westview affranta dal dolore dopo la perdita di visione, dopo che ha cercato di recuperare il corpo allo Sword. Poi lei è andata a Westview perché era il luogo dove Visione aveva comprato una casa in Infinity War, dove loro potevano stare insieme, dove potevano invecchiare insieme, e il dolore, la perdita del fratello, la perdita di visione, della casa, eccetera, quella è stata l'ultima goccia, e quindi lei è scoppiata in un pianto che è esploso in un'energia che è quella dell'ex, l'esagono, che ha creato la realtà di Westview. E grazie ad Agatha che lo scopriamo, grazie ai flashback che lei ci mostra, e Agatha il suo unico piano alla fin fine è quello di prosciugare Wanda della sua essenza, perché lei è la Scarlet Witch. Scarlet Witch è una strega suprema il cui potere supera quello dello stregone supremo, perché lei può addirittura usare la magia del caos, una magia non ben specificata che però può alterare la realtà, creare nuovi mondi, creare forme di vita dal nulla come Visione o i gemelli. E quindi no, niente, lei vuole solamente il potere di Wanda, vuole prosciugarla e diventare lei la strega suprema. Un piano semplice, e ripeto, l'80% del lavoro lo fa Kathryn Anne con la sua performance. La sigla It's Been Agatha All Along, io me la riascolto e ascolto e ascolto, e non smette mai di farmi morire dal ridere. Gestita alla perfezione del Cristo, e poi però è Sparky l'ho ucciso io, sguinzagliate John Wick. Poi abbiamo Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, la figlia di Maria Rambeau, che era una delle protagoniste, anzi una delle coprotagoniste di Captain Marvel. E anche la piccola Monica l'avevamo già vista in Captain Marvel, ma essendo il film ambientato negli anni 90, lei era solo una bambina di 14 anni più o meno, e quindi qui ora lei è cresciuta, è diventata un agente dello SWORD, che anche qui lo SWORD è un'agenzia governativa spuntata fuori dal nulla, cioè esisteva da 30 anni più o meno, però non se ne è mai fatta parola finora nell'MCU. Ed è un'agenzia di controllo spaziale, sondaggio spaziale più che altro, per monitorare le minacce sia aliene che extraterrestri. E ora che lo SHIELD non c'è più, spetta allo SWORD monitorare le attività paranormali sulla Terra, ciò che è sovrumano. E Monica viene inviata nel New Jersey per assistere Jimmy Woo, l'agente dell'FBI, in un caso di persona scomparsa, che è appunto questo, è uno dei tanti difetti della serie nel finale. Una cosa che aguzzando l'occhio viene fuori chi è questo testimone, però non è stata ben spiegata questa cosa, eppure il testimone è il motore della storia per Monica, Jimmy e lo SWORD, bene o male. Quindi questo è. Ma comunque Teyonah Parris, ripeto, per quanto il suo ruolo l'abbia trovato parecchio, non dirò inutile, perché comunque qualcosina lo fa, ma molto striminzito, comunque Teyonah Parris mi fa ben sperare per il futuro, perché sicuramente la vedremo di nuovo o in Secret Invasion o sicuramente in Captain Marvel 2, comunque si chiamerà. E questo è una origin story per il personaggio, perché Monica è in questa storia che
ha i suoi poteri. Lei diventa o Spectrum o Photon, ma credo che diventerà Photon. E in questa serie viene fuori che lei, entrando varie volte nell'ESA, attraversando la barriera energetica, la sua struttura cellulare viene cambiata radicalmente e quindi lei può diventare un essere sovrumano. Qui abbiamo visto solo un piccolo scorcio dei suoi poteri, tipo una visione che le permette di vedere oggetti che emanano radiazioni, può resistere agli attacchi di Wanda per breve tempo, oppure può anche assorbire i proiettili che le vengono sparati, diventando una forma corporea spettrale e rallentandoli dentro di sé. Un effetto speciale molto carino, ma mi è dispiaciuto che il personaggio viene pompato all'inizio della serie per quanto non faccia niente di veramente decisivo. Perché le ho contate, le uniche tre cose che Monica fa veramente di interessante ed importante all'interno della serie sono tentare di far ragionare Wanda quando è tornata nell'ESA, e anche qui ci arriviamo tra poco. Poi è lei che sconfigge Ralph, ovvero il Quicksilver fasullo, il Pietro fasullo, e poi è lei che salva i gemelli, parandosi davanti a Hayward per parare i colpi. Cose che però poteva fare sinceramente qualunque personaggio e che alla fine non sono state neanche troppo incisive. O meglio, la prima parte, quando lei cerca di far ragionare Wanda, è bello il dialogo, bello il momento, ma alla fine Wanda si è convinta da sola che quello che faceva era sbagliato, guardando i flashback che rimostra Agatha. Quindi comunque in quel caso è stato un po' inutile. Poi il fatto che si sia parata davanti ai gemelli, potevano proteggersi da soli. Tommy può usare la super velocità e schivare i proiettili. Billy può bloccarli con la telecinesi, quindi non è che sia stato tutto quanto questo utile. È un trampolino di lancio questa serie per mostrarci quello che lei diventerà. L'unica cosa che mi ha fatto veramente storcere il naso del personaggio è veramente la sequenza in cui lei ritorna all'interno dell'ESA. Perché finora la serie ci ha mostrato che tutto quello che entra nell'ESA, nella barriera, viene convertito a seconda di quello che vuole Wanda, e anche le persone cambiano mentalità, diventano schiavi di Wanda. Ma neanche schiavi, diventano condizionati da Wanda. Monica entra nel rover spaziale corazzato per entrare all'interno dell'ESA. Il rover non funziona, quindi anche quella parentesi dell'ingegnere inutile completamente, ma alla fin fine lei rientra a mani nude, proprio inizia a toccare la barriera a mani nude senza neanche il casco della tuta protettiva, inizia a toccare a mani nude, lì acquisisce definitivamente i poteri di Photon, però non ha senso il fatto che i suoi indumenti non cambino, lei non cambi personalità. Non ha molto senso quella scena, secondo me. Proprio non ha il minimo senso a livello logico. Proprio le logiche che gli stessi sceneggiatori hanno messo all'interno della serie negli episodi prima. Abbiamo visto quello che succede. L'unica spiegazione che sono riuscito a trovare è che siccome la sitcom era anni 2000 e siamo nel 2023, allora Monica è entrata nell'ESA senza conseguenze, visto che non doveva essere modificata. Però appunto sono io che do le spiegazioni, non è la serie. Non c'è Jack Schaefer o Kevin Feige che vengono qua e mi dicono «Eh sì, è come dici tu, Kratos». No, purtroppo no. Quindi questi per me sono un po' buchi di trama che se vogliamo possiamo colmare con la logica. Ma fino a un certo punto, sinceramente. Ma comunque Tayona Paris spero di rivederla non solo nell'MCU, ma anche in altri progetti. Poi un altro dei pregi di questa serie è che è riuscito a prendere personaggi di cui non è che mi fregasse molto nell'MCU, come anche Wanda e Visione, e renderli simpatici quantomeno. Tipo Darcy Lewis, interpretata da Kat Dennings. Nell'MCU lei era la stagista di Natalie Portman, che interpretava Jane Foster nei film di Thor, però adesso dopo Thor The Dark World a quanto pare lei è diventata un'astrofisica a sé stante, e diciamo che Darcy dei comprimari è il personaggio non solo più interessante, ma anche quello che combina di più nella serie, perché è lei che scopre le radiazioni CMBR emanate dall'anomalia ESA, quindi è lei che scopre la trasmissione di Wanda, è lei che scopre il progetto Cataract, è lei che aggiorna Visione sulla sua identità, ed è sempre lei che con il furgoncino blindato, perché è un blindato trasformato in furgoncino del circo, è lei che col furgoncino nell'ultima puntata investe il blindato di Hayward, bloccandolo e dicendogli «si va in prigione, bello mio». Sì, però questo è proprio uno dei dettagli dell'episodio finale che mi è dispiaciuto. Il momento in cui bisognerebbe arrivare al dunque, ma tutto quanto viene velocizzato, viene lasciato, e difatti Darcy, scomparsa nell'ottava puntata, nel nulla, fa un'apparizione di letteralmente 8 secondi investendo Hayward col suo pulmino, si va in prigione, mai più vista in tutta la serie. Darcy scompare così, con i personaggi tipo Monica e Jimmy che dicono «dove è andata Darcy?». Bah, ha detto che il debriefing è per i deboli.
Basta, tutta quanta la spiegazione del perché Darcy è scomparsa. Ha investito Hayward? Basta, non la vediamo più per tutta quanta la serie. Sì, questo non mi è piaciuto. Però comunque, fatto restando che il fatto che mi abbiano reso interessante Darcy Lewis, che per me era fastidiosa nei film di Thor, mi piace. Mi piace molto anche approfondire il personaggio e farla interagire con altri eroi. Perché finora lei ha interagito solamente con Thor e Loki, oppure anche Fandral, Hogun e gli amici di Thor, o anche Lady Sif, mentre invece qui lei interagisce con Wanda e Visione. Quindi anche questo è stato un bel cambiamento. E poi il ritorno di Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo. Lui è il mio personaggio preferito dei comprimari. Cioè, Darcy è quello che ho apprezzato di più, però Jimmy Woo è il mio preferito. Già in Ant-Man and the Wasp, recuperatevi la mia recensione, dicevo che lui era veramente un simpaticone e mi faceva impazzire. Però adesso, vedere come è maturato il personaggio dopo Ant-Man and the Wasp, ora è diventato un maestro delle carte. Anche lui fa apparire il tesserino col trucco che gli ha insegnato Scott Lang. E vabbè, lui è il personaggio dei comprimari più inutile, ma più carismatico, per quel che mi riguarda. Sì, è inutile perché, ripeto, l'unica cosa che veramente fa di importante Jimmy all'interno della serie è avvisare lo SWORD dell'FBI quando Monica scompare la prima volta nell'ESA. Però per il resto della serie, guardatela, lui non fa niente di importante. Non fa assolutamente niente. L'unica cosa forse importante a fine serie che fa è chiamare i suoi amici dell'FBI a Quantico per intervenire contro Hayward, ma quando arrivano quelli dell'FBI il cataclisma è già risolto, è tutto già risolto, Westview libera, Hayward sconfitto, i militari sconfitti, quindi veramente, non lo so, Jimmy è stato parecchio inutile, bella la presenza di Randall Park, però il personaggio non è che abbia fatto niente di interessante, però bello quando gli è andato la centricità, quando è lui che con la radio fa, Wanda, chi ti sta facendo questo? Quindi era lui l'easter egg nel secondo episodio, molto carina come trovata, e vabbè Jimmy Woo spero che apparirà presto in Agents of Atlas o qualche altra serie. Anche Secret Invasion, Dio mio, Secret Invasion in cui lui ha a che fare con gli Skrull, sarebbe fantastico. Fantastico. Qui c'è sinceramente il punto più basso dell'intera serie. Josh Stenberg che interpreta il direttore Tyler Hayward, il direttore dello SWORD. Ecco, Josh Stenberg, come al solito, bravissimo. Non ho assolutamente niente da dire a riguardo. Però il fatto che Hayward sia un villain che parte bene e diventa il nulla assoluto, giuro, il nulla più assoluto, è da galera. Una cosa da galera, perché una cosa del genere io me l'aspetto in un film dell'MCU, ma in una serie che ha avuto 9 episodi barra 10 di tempo per esplorare il villain, esplorare le motivazioni, genera la sua caratterizzazione più dubbi che altro, perché Hayward è sì il direttore dello SWORD, è diventato lui direttore dopo che Maria, la madre di Monica, è morta, e quindi lui è diventato il direttore dicendo appunto io ero l'unica scelta. Io ero l'unica scelta disponibile, perché tutti erano scomparsi nello schiocco di Thanos nel 2019. Quindi lui era l'unico sostituto disponibile. E sinceramente, vedendo questa serie, inizio a pensare anch'io che lui fosse l'unico disponibile. Magari era quello che portava il caffè a Monica, anzi a Maria, e ha detto, boh, sentimi, non abbiamo nessuno da contattare, vogliamo te come direttore. Alla mia morte tu sarai il direttore. Oh, grazie. Perché Hayward è un idiota. Per tutte le sue motivazioni, a volte non hanno senso o sono mezze giustificabili, ma altre volte lui è veramente un ritardato che grida, ogni suo frame grida voglio morire, sono il personaggio antagonista antipatico che vuole morire, voglio che te Wanda mi uccidi, crack, spezzami il collo adesso, perché? Il personaggio parte anche bene, ripeto, parte abbastanza bene, quando ce lo presentano che sembra un nuovo Nick Fury oppure un nuovo direttore Pierce dello SHIELD, comunque c'è quella punta di marcio, riesce a intravederla, però lui si occupa dello SWORD, ha a cuore la sicurezza dei suoi membri, poi viene fuori che lui voleva impossessarsi della visione di Wanda, che Wanda ha creato nell'ESA, perché lui si era impossessato a sua volta del corpo di Visione, del vero Visione, e ha cercato di riattivarlo varie volte col progetto Cataract per creare un'arma senziente. Difatti lui vede Visione non come un essere, ma come un'arma, la più sofisticata arma senziente costruita dall'uomo, o non, da Ultron appunto. E lui voleva riattivarlo, non sapendo come fare, però per creare un'arma per combattere gli avversari. Quindi lui non si fa neanche scrupoli a cercare di mentire alle persone per tenere nascosto il progetto, perché sanno che non approverebbero,
Lui sa che non approverebbero quelli del governo la sua tattica. Però comunque lui mente ai personaggi principali dicendo che Wanda ha rubato il corpo di visione dallo Sword, quando non è vero niente, c'erano sempre loro il corpo di visione. Wanda ne ha creato uno nuovo. E poi cerca di buttare fuori Monica, Jimmy e Darcy dallo Sword, cerca di buttarli fuori dal campo base perché stanno facendo troppe domande. E poi viene fuori che lui aveva una conta precisa di tutti quanti gli abitanti di Westview, li segue dal satellite e segue Visione, il Visione di Wanda, dal satellite, seguendo la decomposizione del vibranio. Ma decomposizione di che cosa, se Visione è vivo e non è morto? Cioè io pensavo, grazie a questo, che lui fosse un cadavere vivente, cioè era il vero corpo di Visione, rianimato a mo' di zombie da Wanda, quindi è questo che lui segue, la decomposizione del vibranio. Ma invece no, non è questo il punto. E in più non sappiamo neanche come Hayward riesca a vedere dentro il perimetro. Non lo spiegano mai. Un satellite, un'astronave. No, non spiegano mai niente come lui riesca a vedere dentro l'ESA e perché lui abbia la conta dei parametri vitali degli abitanti di Westview. E poi alla fin fine, qual è il suo piano geniale? Prendere il drone che aveva mandato dentro l'ESA, che Wanda ha spedito fuori però, imbrigliandolo di energia, prendere questo drone carico di energia di Wanda, collegarlo a Visione creando il progetto Cataract, e ora Visione è diventato bianco, sempre interpretato da Paul Bettany, e poi aspettare che la squadra di emergenza sia pronta per assaltare Westview e mandare Cataract all'interno del perimetro per uccidere Wanda e eventualmente eliminare Visione. Il suo piano è che così, quando tutto quanto sarà risolto, tutti penseranno che il Visione che emergerà dalle macerie sarà il Visione creato da Wanda, che però io avrò convertito, e diventerò un eroe. Il governo mi ringrazierà per il recupero di un bene di tale valore. Ma che cazzo di piano è, scusatemi. Ha senso teoricamente, ma siamo partiti in un modo, perché siamo arrivati qua a questa roba puerile? Ma poi in più, veramente non capisco. Lui si vede che ha iniziato la serie, inizia la serie che il corpo di Visione è smantellato, ancora non grigio, ma ancora un po' colorato, e adesso l'hanno riassemblato da capo in quattro ore e dipinto di bianco con anche il mantello bianco. Per come? Perché? È una cosa scenica, ovviamente, non mi faccio troppe domande, però è un po' buffa come cosa. Ma sì, Tyler Hayward è un personaggio che poi, come finisce il personaggio, semplicemente lui entra con la sua squadra, con i camion, all'interno dell'ESA, che si è aperta l'anomalia. Si vede che i soldati non funzionano, quindi scende lui da solo con una pistola a sparare a Billy e Tommy, i figli di Wanda. Arriva Monica che gli blocca i proiettili e allora lui scappa salendo sul suo furgoncino, sul suo blindato, per investirli. Certo, non hanno funzionato i proiettili, quindi investiamoli. Viene colpito dal furgoncino di Darcy che gli fa: si va in prigione. Basta, Hayward sparisce, arrestato dall'FBI. Che villain di merda. Che villain de merda. Ovviamente chi non è morto si rivede prima o poi, quindi credo che prima o poi Tyler Hayward lo rivedremo. Ma non ci spero minimamente. E ora veniamo ai due gemelli, Billy e Tommy, interpretati rispettivamente da Julian Hilliard e Jet Klein. Anche qui diamo un premio a questi ragazzini, perché sono stati fantastici. Io ho sempre paura quando ci sono dei ragazzini all'interno di un film, perché avendo visto anche degli attori ragazzini dal vivo, possono tirare fuori le cose, cioè la citazione più bella del mondo, la più sensazionale, anche Federico Jelapi, basti pensare a Jelapi in Pinocchio di Garrone, oppure possono venire fuori delle robe atroci, veramente atroci con i bambini attori. Però in questo caso sono stati fantastici. Billy e Tommy sono Wiccan e Speed nei fumetti, i figli di Wanda e Visione. Qui non sono ancora adulti, ma hanno solo 10 anni. Ma per quel che devono fare sono funzionali alla trama, non appaiono moltissimo. Struggente la scena nella quale Wanda, cercando di aprire l'ESA, si rende conto che se apre l'ESA e cancella la barriera, Visione e i gemelli moriranno, perché lei li ha creati con le sue mani, con la sua mente, e quindi ha legato, come dice Agatha, lei ha legato per troppo tempo questi bambini e Visione alla sua realtà, e quindi se la realtà vacilla, vacillano anche loro, finiranno in pezzi. La cosa è molto struggente, anche l'addio finale a Wanda e i gemelli. Ma sì, è bello vedere anche come loro hanno avuto un piccolo percorso all'interno della serie. Sicuramente li vedremo, prossimamente li vedremo in Doctor Strange probabilmente. Ma sì, per quel che mi riguarda i gemelli sono stati ad effetto. E funzionali alla trama, non appaiono tantissimo e non sono moltissimo importanti. Però fanno quello che devono fare e sono funzionali alla trama. E poi
Evan Peters nel ruolo di sia Pietro che Fietro che Ralph Bowner. Ve l'ho già detto, io, vabbè, pensavo fino all'ultimo che fosse il Quicksilver della Fox, lo ammetto. Perché se metti Evan Peters nel ruolo di Quicksilver non mi aspetto che sia solamente una presa per il culo allo spettatore. Però poi la battuta finale che riguarda il suo personaggio è che lui si chiama Ralph Bowner. Cioè, per tutta quanta la serie, Agatha, in forma di Agnes, la vicina ficcanaso, continua a citare questo Ralph. Mio marito Ralph di qua, mio marito Ralph di là. Ma è il classico personaggio che viene solo nominato nelle sitcom ma non appare mai. Viene fuori quindi che Pietro, il finto Pietro, era in realtà Ralph, ma il suo vero nome è Ralph Bowner. Per chi di voi non masticasse l'inglese, vuol dire letteralmente Ralph Erezione, Ralph Durello. Ralph Bowner. Fantastico. Semplicemente fantastico. Questo è veramente un calcio nelle palle a chiunque ci abbia creduto fino all'ultimo. Questo è un calcio nelle balle. Non solo il personaggio che si rivela essere nessuno, letteralmente nessuno all'interno della storia, è solo un personaggio di Westview che è stato schiavizzato da Agatha, però in più ha anche un nome scemo, Ralph Erezione, Ralph Bowner. Ma, per quel che mi riguarda, ma, non mi tange più di tanto, però ma. E poi, vabbè, il fatto che lui abbia la super velocità non viene neanche spiegato, cioè Agatha dice che lei gli ha solamente messo attorno al collo questa collana che è un sortileggio di possessione, però non viene spiegato da dove lui abbia preso i poteri di Quicksilver. Immagino che glieli abbia dati Wanda quando lei lo ha trasformato nel personaggio di Pietro, perché comunque è Wanda che è convinta che lui sia Pietro, quindi Wanda lo ha messo nel ruolo di Pietro per colmare il vuoto e Agatha ne ha approfittato schiavizzandolo. Posso teorizzare questo, però non lo so, queste sono cose che non vengono mai spiegate. E quello che dicevo prima, il testimone di Jimmy Woo, che è il motore della storia di Monica, Jimmy e dello Sword. Monica viene mandata nel New Jersey per aiutare Jimmy con un caso di persona scomparsa a Westview. Chi è questa persona scomparsa? Non lo sappiamo. Proprio fino alla fine della serie non lo sappiamo. Però guardando attentamente la scena finale, quando Monica guarda le carte all'interno della casa di Ralph, vediamo che c'è un estratto conto della casa di Westview, recente, e in più c'è anche questa foto di appunto Ralph, con su scritto Ralph Bowner. Perché quella foto? Cioè, perché lui si fa foto a se stesso con su scritto Ralph Bowner? Perché? Perché secondo me è lui il testimone di Jimmy Woo. È lui quello che è stato piazzato a Westview, è appena arrivato a casa, e quindi essendo un nuovo inquilino nella casa, Agnes ne ha approfittato per prendere il controllo della casa, come nuova inquilina. Ha senso, però sono io che lo sto dicendo, non sono cose che vengono spiegate. Il fatto poi che, come Darcy, anche Ralph, lo pseudo Fietro, sparisca nel nulla una volta che viene sconfitto è una cosa assurda. Perché c'è Monica che riesce ad atterrare Ralph, strappandogli poi la collana dal collo, e qui è bellissimo, lei lo atterra dopo che lui è super veloce. Com'è possibile? Boh, non lo so. Appena gli strappa la collana, lui dice, ti prego, risparmiami la vita. Piacere di incontrarti, Ralph. Basta. Non lo vedremo mai più per tutto l'episodio finale. Ma. Non lo so. Forse avrebbero dovuto tenersi 10 episodi, perché poi ho saputo di una scena tagliata nella quale Darcy, Monica, i gemelli e Ralph proprio dovevano combattere il signor Scratchy, il coniglio, nel seminterrato di Agatha per prendere il Darkhold, il libro dei dannati, perché veniva fuori che appunto il signor Scratchy era un demone. E questo avrebbe dato ancora più profondità alle teorie. Quindi boh, non era Mephisto ma un demone, il demone personale di Agatha, il suo famiglio. Quindi sì, mi è dispiaciuto, ma comunque mi è piaciuto il sesto episodio nel quale si vede lui con il costume originale di Quicksilver dei fumetti che cerca di carpire informazioni da Wanda. E quelle alette che lui ha sulla testa, i capelli a mo' di aletta, più che da aletta Quicksilver mi sembrano tanto cornetti da diavolo, quindi per quello teorizzavo anche che lui era un diavolo, un impostore. Ma vabbè, alla fin fine non mi è che mi ha tanto dispiaciuto la sua identità rivelata. Ma vabbè, questo è. Altri dettagli che mi vengono in mente, ma l'unica altra cosa che mi è dispiaciuto è il fatto che non rispondono alla domanda che cosa sono gli esagoni, perché tutto ha forma esagonale, e poi Dotti, il personaggio di Dotti che sembrava molto importante con anche Dennis il postino, personaggi semplicemente a caso che sono apparsi in una puntata e via, o due, che dir si voglia. Ma vabbè,
questo era. Poi l'ultima cosa che voglio veramente commentare è... Sì, vabbè, il dialogo tra Visione e Cataract quando loro stanno parlando del paradosso della nave di Teseo. Quella è una sequenza straordinaria. E sì, il Darkhold. Mi fa piacere che hanno inserito il Darkhold all'interno di questa serie perché così è confermato, tra virgolette, ufficialmente che Agents of S.H.I.E.L.D. non è più canonico all'interno dell'MCU e neanche Cloak & Dagger. A me la serie Agents of S.H.I.E.L.D. piaceva nella prima stagione, ancora la seconda stagione, poi quando hanno messo Ghost Rider, gli Inumani, eccetera, eccetera, lì veramente non mi è piaciuta più la serie. E sono contento che abbiano confermato che, come al solito, Kevin Feige non gliene frega niente delle serie, forse anche di quelle Netflix, e difatti in una sola mossa ha decanonizzato Agents of S.H.I.E.L.D. perché il Darkhold che appare qui nella serie WandaVision è diverso dal Darkhold che si vedeva in Agents of S.H.I.E.L.D. Quindi per me è confermato che sono due universi narrativi a sé stanti. E vabbè, poi come finisce la serie? Finisce semplicemente con Wanda che riesce a sconfiggere Agatha e a esiliarla, a bloccarla all'interno di Westview, dandole veramente il ruolo che lei ha scelto, la vicina ficcanaso. E anche qui il talento di Catherine Hahn, lei si vede che ha il sorriso da vicina, ma ha le sopracciglia crucciate alla sto soffrendo, uccidetemi vi prego. Perché Wanda, quando schiavizza le persone nella serie, trasmette dentro di loro anche il suo dolore. Quindi mentre loro sono costretti a recitare la sceneggiatura, loro sentono anche il dolore e la sofferenza di Wanda. Norm bellissimo quando dice: quando ci fai dormire noi abbiamo i tuoi incubi. Quella era fantastica come battuta. Comunque Wanda sconfigge Agatha, è costretta poi a dire addio a Visione e Billy e Tommy in questo struggente addio, cancellando la realtà che ha creato a Westview, e quindi si allontana. Monica, Jimmy e Darcy vengono lasciati a risolvere la questione Westview, a rimettere tutto in ordine. Wanda scappa col Darkhold per apprendere il suo potere, perché viene fuori che lei è questa Scarlet Witch, la strega suprema che dovrà distruggere un giorno il mondo, perché può causare un cataclisma di proporzioni inimmaginabili, che però l'origine non c'è chiara, adesso non si sa cosa ha fatto, cosa ha innescato. E la storia finisce con una scena post-credit nella quale uno Skrull infiltrato nell'FBI parla a Monica dicendogli che un vecchio amico di sua madre vorrebbe vederla su nelle stelle. Quindi sicuramente Nick Fury nel finale di Far From Home, perché WandaVision è ambientato 6 mesi prima di Far From Home, sicuramente Nick Fury l'ha chiamata a raccolta nel cielo, nello spazio. E poi, nella seconda scena post-credit, Wanda sta sperimentando i suoi poteri con la forma astrale grazie a Darkhold che sta studiando, però sente le voci supplicanti dei figli che la chiamano. Quindi forse i figli sono ancora lì da qualche parte assieme a Visione, ma da qualche altra parte. E in più, altra cosa, Visione è tornato, perché per quanto il Visione creato da Wanda sia distrutto, Wanda adesso può cercare, sempre che sappia la sua esistenza, il Visione che prima era Cataract, ora questo Visione bianco, sempre interpretato da Paul Bettany, che adesso però ha i ricordi di Visione, sbloccati dalla visione di Wanda, però ora non si sa dove sia finito. Secondo me lo rivedremo in Armor Wars, oppure in Doctor Strange e Multiverse of Madness, ma vedremo. Quindi ragazzi, in fin dei conti, cosa penso di questa serie? Gli darei un 8. Voto 8. Mezzo voto in più della seconda stagione di The Mandalorian, mezzo voto in meno della prima stagione di The Mandalorian, perché comunque non ha tutti i difetti di The Mandalorian, le puntate filler, quelle veramente orrende, quelle in The Mandalorian. Per quanto la serie mi sia piaciuta con un 7,5, le puntate filler sono state molto seccanti. Ma in questa serie nessuna puntata è un filler, semplicemente il finale non ho trovato così soddisfacente come la serie aveva costruito, perché la serie costruisce cose in grande, misteri che puntano in grande, pur non arrivando infine a niente di grande. Abbiamo solo visto il completamento della storia di Wanda e la nascita di Scarlet Witch, ma oltre a questo non c'è stato chissà che grande cambiamento. Ah, e Visione è tornato dal mondo dei morti per l'ennesima volta, quindi vedremo come proseguirà la storia. C'è il setup per Ant-Man and the Wasp Quantumania per quanto riguarda Jimmy Woo, un setup per quanto riguarda Captain Marvel 2 o Secret Invasion per quanto riguarda Monica, e vedremo come si evolverà la serie. Ora io sono eccitatissimo di vedere Falcon e Winter Soldier, perché voglio vedere non solo come è andata avanti la storia con loro, a livello governativo anche, ma se questa serie è riuscita a farmi appassionare a Wanda, Visione e anche Darcy, mi immagino Falcon e Winter Soldier cosa farà con Sam e Bucky, e forse anche Sharon Carter. Sono molto curioso di vedere adesso Falcon e Winter Soldier. Ebbene ragazzi, questo allora è il like, noi ci avremo sessioni, gameplay e molto di più. A presto!